E benvenuti al nostro appuntamento con Ranch Simulator. Hi everyone, welcome to our appointment with Ranch Simulator. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous avec Ranch Simulator. E allora, volevo fare una cosa un po' particolare oggi. Vorrei creare un punto in cui, quando andiamo a fare le nostre commissioni, possiamo divertirci un po'. E allora, stavo pensando di costruire un trampolino. Così almeno quando inizieremo a fare le nostre consegne ci divertiremo un pochettino. Ovviamente un po' di esercizio fisico prima di andare a vedere il da farsi. Sembra molto bene. E allora continuiamo con il nostro la costruzione della nostra rampa di lancio. Vedremo un po' se avremo le capacità di restare in equilibrio. È bello. Allora, oppala, perfetto. Allora io direi di mettergli anche due alette qua. Questo è che non me lo fa costruire. Ecco qua. Allora, questa è, abbiamo detto, sinistro. Ok, quindi questo va qua e questo va qua. Perfetto, poi eventualmente andremo ad eliminare le due barriere laterali. Per il momento le lasciamo. Anzi no, direi di toglierne una, anzi, visto che è così. Lascio questa qui. Allora, adesso andiamo a prima carichiamo prima iniziamo a caricare le borse termiche con la carne dei maialozzi. Prima vediamo un po' lo stato dei formaggi. Ok, questi stanno al 43%. 49, ci vuole ancora tempo. Ok, allora prendiamo la nostra automobilina a quattro ruote qua, automobilino, guarda, il nostro quad. Che poi, a proposito di quad, stavo pensando più là di acquistarne uno. Allora, intanto andiamo a vendere un po' della carne di maialozzi qua.
al ristorante e poi vediamo anche se riusciamo a recuperare qualcosina. Appunto per poi proseguire con la costruzione. Perché stavo pensando di comprare un cavallo, quindi ci toccherà costruire il pateo, non so che si chiama così, comunque il recinto per i cavallozzi, e poi ci toccherà andarli ad acquistare alla fiera della casa. Per 1.000 lire il poppicorno papà mi comprò, come cita il maestro Tony Tammaro. L'ultima volta che sono stato in live ospite dal mitico La Zappa Storta, ecco il mitico nickname, acquistati i cavalli. Allora, adesso prepariamoci, mettiamoci in posizione, pronti per poter vedere cosa accade. Pronti? Via! L'abbiamo mancata al primo colpo. Vediamo un po' se a seconda riusciamo a prendere il volo. Oppla, bello! Il volo del cazzettino. Cazzettini gialli, cazzettini blu. Ok, dai, direi che tutto sommato il trampolino promette bene. Carne di gallo, vediamo quanto recuperiamo. 9.700 dollari. Ok, allora perfetto. Allora adesso dunque, vediamo un po'. Allora, adesso prepariamo il patio nel quale porteremo il cavalluccio. Ma prima andiamo a fare un attimo il pieno di benzina qua, che abbiamo in mezzo quasi a riserva. Gigino, buongiorno. Sto venendo a mettere un attimo la benzina qua. Il pieno, grazie. Però sono diventato campione di salto al sacchiotto. Grazie, buona giornata. Allora andiamo a progettare un attimino. Vediamo se riusciamo
riusciamo a mettere il regina del cavallo con in un punto che non dà fastidio. Cosa abbiamo? Ovviamente l'autobus qua, la fermata dell'autobus. Ricorda che quella è bella grossa grossa. Allora, spostiamoci un po' più in qua. Allora, questo mi pare, questo allora, queste sono le case. Eccolo qua, paddock. Cerchiamo di metterlo in un punto. E qua che cosa ci vuole? Paddock, allora. 100 assi di legno e 4 di metallo. Allora, il metallo ce l'abbiamo. Facciamo un attimo. Borse qua. E andiamo a prendere o a prendere, che dir si voglia, 100 tavole, quindi significa che ce ne vogliono almeno 1 dozzina un minimo di blocchi di tavole di legno. Facciamo sempre un po' di ginnastica, ci torna sempre utile. Capparoccio, allora quindi abbiamo detto 100 tavole e 4 di metallo. Vediamo quante tavole ci sono avanzate qua. Le abbiamo, diciamo così, utilizzate per creare la nuova attrazione là. Poi le barre di metallo stanno qua. E allora quest'area al momento però non so allora mi servono 95 assi di legno, giusto? No, 70 più o meno. Allora ne prendo 10 comunque, 10 blocchi, anche perché devo continuare anche la costruzione
nelle mangiatoie, nelle stalle. Quindi andiamo subito alla ferramenta e andiamo ad acquistare. Assi di legno, 10 blocchi di assi di legno, anzi, qualcosina pure in più. Oppala, oppala, spettacolare. Allora, la webcam frizza un pochettino, dicevo, quindi speriamo che almeno la live sia abbastanza fluida. No. Va bene, allora, come non detto. Purtroppo al momento il gioco non mi permette di usare la webcam. E quindi andiamo così. Allora, dov'è che devo andare? Ah, ferramenta, ok. E costruiamo questo castello. Vedremo un po' di progettarlo. Allora. Quindi sono ottimo. Ok, è la prima volta che noto che fa acquistare in una sola volta più di 10 pezzi. Ottimo. Grande. Allora, evidentemente nell'ultimo aggiornamento che hanno rilasciato gli sviluppatori, finalmente abbiamo l'opportunità di poter prendere più di 10 pezzi in una sola volta. Ottimo. Ottimo, dai. È un'ottima cosa. Speriamo in un futuro aggiornamento che ci permetta di poter prendere anche più di un sacchetto, ad esempio, per le muffe dei formaggi. Perché effettivamente le confezioni sono piccole, quindi stanno anche abbastanza leggere, quindi si potrebbe anche, volendo, lasciare l'opportunità di poter in qualche modo
scegliere meglio. Oppala. C'è un calo di fotogrammi assurdo in questo gioco, non so per quale motivo. Voilà. Una bella sciabolata. Andata. Shabol mano caricat Navara 47 55 vuoi dire che non ce la faccio? Ne ho presa in meno 87 forse ce la faccio. Oh via, ecco qua. Ora però poi bisognerà capire com'è che funziona il tutto. Allora, però prima di andare a fare altro. Questi stanno a posto. E qua. Vediamo se riescono a passare. Beh. Andiamo a controllare un po' le mucche qua. Carolyn. Carolyn. And so, I just checked if other animals, they need anything, and then, before go to sleep, I will do, oops, my job. Questo è fatto, quasi. Alors, avant d'aller, me coucher, je vais contrôler si les animaux ils ont besoin de quelque chose, puis je vais faire dodo. La mouca bianca, la mouca bianca, la mouca rossa. Piripipipi, piripipot, pim. Oppa, si sta facendo notte. Oppa, bacche. Allora qua. Perfetto, questo è completo. Ora resta, resta, resta la roccia qui. Oh, eccomi. La bianca l'ho già fatta. Aspettami di questi due allora, saltare. Schaus, eccola qua. E questa è l'ultima. Allora, questo lo inizio a portare di qui, metto di qui. Ah, qua devo continuare a costruire. Eh sì.
lasciamo qua. Diciamo che la comodità di questo posto qua è che poi praticamente qua sono le 19:37, quindi ci andiamo a guardare un po' il panorama. Prima di andare a dormire. Allora, devo ridurre tutto a basso. Riavviamo. Allora, riavviamo. Ovviamente dobbiamo rifare tutto, ma non è un problema. Eccoci qua, allora. Riepilogando. Andiamo subito. A riempire i trovoli. Andiamo subito di qua dai maialozzi. Ok, andiamo a pulire qua. A proposito, se mi sbaglio c'ho il tagliaerba qua dentro, beh, devo ancora finire di fare la manutenzione qua. Ok. Voilà, voilà. Qui, che hai fatto? Ok, bravo. E allora iniziamo a caricare qui. Vieni qui. No, sono messe una mezza zuzza. Non sono messe proprio nella... nel miglior modo possibile. Ecco qua. Ancora peggio, vabbè. E dai, su, su, su. Vabbè, facciamo così. Allora, poi allora, io quasi quasi direi di mettere un leggero sottofondo musicale,
che ci tiene un po' di compagnia. Ah, com'è complicato caricare sto. Ho messo proprio maluccio. Ma male male male. Eh sì, perché manca una fila qua. Non va. O capparoggero. Quasi dove? Ah, e qua devo andare a fare anche benzina dopo. Allora, dovrebbe essere... Ops, da queste parti. Il ristorante qua dietro. Infatti sta qua. Salsiccia di manzo, polpetta di manzo, salsiccia di pollo non ce l'ho. Oh, prima ho preso 9.000 mi pare. Vabbè, allora adesso andiamo. Prendere il furgone e andiamo a caricare le barre di legno e poi ci avventureremo all'asta dei cavallucci. Tenteremo di acquistare il primo cavallo della farm. Allora, questo li poso qua. Ops. Iniziamo a poggio qua, poi dopo vengo a fare tutto ciò che devo fare. Fascia. Stuccia. E io poco. E io poco. Ok, allora vediamo se funziona un attimo la webcam, se non dà problemi come prima. Vediamo un poco. Ok, sembrerebbe andare meglio. Allora, adesso... Anzi, quasi quasi io direi intanto di costruire la casa.
Allora, vediamo un po' dove potrei metterla. La vasina o la vasetta, potrei metterla in questo spazio qua. Vediamo un po'. Aspetta, qua sopra. Poco spazio. Allora, nel frattempo andiamo a prendere... Andiamo a progettare il pateo qua, come si chiama? Vediamo un po', allora... Ah, non mi devo scordare di mettere Roccuccio da solo. Ecco qua, paddock, al paddock. Troppo vicino qua, mi sa, andiamo un po'. Decisamente troppo vicino. Io qui in realtà vorrei metterci la casa. Però forse il paddock qua c'ha più spazio. Vediamo un po'. È un po'. Sembra... Teoricamente dovrebbe essere pianeggiante. Caricato, questi altri piani mi schioppano e sono problemucci. Riempi. Quindi mi occorrono 100 barre di legno. A proposito, qua devo andare a mettere la benzina, altrimenti rischio di rimanere a piedi. Mi ero dimenticato che ho riavviato il gioco. So we'll try to build a paddock and then I will buy a horse. A horse with no name. Quasi per rimanere a piedi. È il rosso fisso. Indovinate che rumore è? Allora, sempre dritto qua e andiamo alla ferramenta.
Mi chiedo scusa, ma un bel po' di raffreddore qua e quindi al momento diciamo che non sono nelle condizioni di apparire in video. So I'm sorry about if I am not using webcam, but in this moment I don't look very well, so I'm sorry. Allora, 12. Ok. Poi, che altro ci serve? Allora, dunque, mi sembra di aver preso tutto. Direi di sì. Vabbè. Ok, andiamo a caricare i nostri blocchi di di legno qua, vediamo se riusciamo a metterle tre fili, 5 è un po' difficile, eh sì, perché poi si stringe. Va bene, l'importante è tenerle abbastanza ordinata. Oh, capparoggino, tutta una cosa bella. Ok, andiamo a costruire il paddock. Dunque, ci vogliono 100 pezzi di legno e 4 pezzi di metallo per costruire il paddock per i cavallucci. So, to build the paddock, you need 100 pieces of Plains woods and 4 pieces of metal. Noi andiamo a preparare il paddock per poi acquistare il nostro primo cavalluccio nella storia di Renjo. Però la casetta quasi quasi vuole metterla pure qua vicino. Vedremo. Qui, troppo lontano. Io come sempre, ovviamente mi diverto tantissimo quando vado a partecipare alle live della Zappa Sorta. Aspetta, mancano 4. Vabbè.
No problema. Allora, intanto direi di salvare perché va a finire. Non si può mai sapere, nel dubbio. Salviamo la partita di pallone. Perché qualche volta non mi porti a Sandropi. Prova se mi mancano anche le barre di acciaio, quindi mo andiamo a recuperare. Pare queste dentro adesso. Ok, giusto 4 me ne serve. Mettiamolo di qua. Paddock, dove sei? Voilà, les jeux ont fait rien, on va plus. Et où? A posto. Ora non so una cosa, ma visto forse il cavallo ha bisogno di un... Allora, vediamo un po' se siamo fortunati, arriviamo all'asta qua. Da lì nel cavalluccio. E quando mi costa? Vai, 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 vai. Mamma mia, quando mi sta costando sto cavalluccio qua. Vai. Allora, richiamo il tuo cavallo. Punti il cursore su di esso e premi H per fischiare. Questo quando il cavallo ti seguirà. Ok. Cavallo. Oh. Shift, ok. Oh, salta pure, bello. Cos'è quella ragazza rossa? Fuori a cavallo del West che beve solo caffè. Cavalluccio, allora qua. Qui. È rimasto ingastrato. Ok, allora io qua mo devo capire. Mo qua in teoria gli dovrei costruire.
cose per farlo mangiare, no? O gli devo costruire una stalletta tutta sua. E allora io direi quasi quasi. Eh sì, posso sempre costruire. Devo costruire più presto una stalletta qua. Non lo porto in casa. Allora, facciamo così con la luce. Vieni con la luce. Siccome non ci arrivare. Per oggi vieni a metterti un po'. Ah, io c'ho, aspetta, c'ho la casetta. Aspetta, ma qua no. Visibilità statistiche. Ok, salute, manocevolezza. Salute è buono. Vediamo se è capace di entrare nell'asino qua. Qui sì. E se ne va. E se ne va per fatti suoi. Vediamo se riesce ad entrare in casa. Troppo alto. Cavalluccio, non so perché non è scappata. Facciamo passare veloce veloce la notte qua. Perché non si vede nemmeno una mosca. Ok, ho smesso di voi, è piovere, meno male, dai. Andiamo a dormire in tenda e poi ok, perfetto. Ma allora io arrivato a sto punto, no, progetto una stalletta per il cavalluccio, una piccola stalla così. Dove sta il cavalluccio? Qui. Dove sta il cavallo? Ah, sta qua, ok. Allora, costruiamo una stalla piccola, non particolarmente grande, tanto deve starci soltanto lui. Quindi questo. Poi facciamo... Vediamo un po' quanto viene grande. Beh, diciamo che per un solo cavallo potrebbe andar bene. Per un solo animalozzo. Allora, poi mi serve questo. E uno. E due. Poi mi serve il portone. Ovviamente. Perfetto. Poi devo costruire
mangiatoie. Piro piro. Allora, stanno più qua. Allora, trovalo. Questo lo mettiamo qua. Quest'altro lo mettiamo qua. Ui. Poi mi serve il granaio. Fergus 08, ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. Ui, carissimo Fergus, buon pomeriggio. E allora, grazie per il caffè. Ho comprato il cavalluccio e devo costruire, gli sto costruendo tutto quello che serve per metterlo nella stalletta qua. Quindi mi serve. Oh, quale gioco con uovo porti di bello? Dimmi un po'. Che poi più tardi passo a divertirmi. Allora, cemento ce l'ho, metallo forse un po' meno. Poi altro serve? 150, quindi 300 di acciaio e 50 di cemento. Ah, allora non posso mancare. Devo venirmi a fare una bella pancia di risate. Ah, alla fine poi l'hai preso il 21, ecco, mi ero ricordato una mezza cosa che mi avevi accennato che l'avresti preso. Io ti consiglierei di familiarizzare un pochettino con la mappa, poi io pure sto ancora finendo di familiarizzare con le mappe, perché infatti pure per me risulta abbastanza complesso, poi si trova il tempo. Allora, questi non mi servono queste cose. Ho provato ultimamente il crossplay, come si dice, cross playing, queste cose qua. Fairbus, capito. Ci sono serate un po' più mush, altre serate un pochettino più frizzantine. E quando sono così un po' più soft, diciamo meno movimentate. Uno, come dire, e continua a fare quello che sta facendo, anche se magari diciamo il tasso di gradimento non è particolarmente alto, ecco. Ma ciò non significa che, diciamo, non c'è la bravura, ma è semplicemente che ci sono proprio delle serate un po' più così. E come capita, in effetti non è sempre non è sempre, diciamo così, easy. È certo che vengo come minimo. Allora, cemento ci sta. Eppure ricordo di avere altre barre di acciaio. Dove che l'ho messe? Forse è piano di sopra. Vediamo un po'. Non penso di averle messe piano di sopra. Ok, allora, arrivato a sto punto devo andare a comprare le barre d'acciaio. E allora ci vado con il furgone.
Grazie ancora per il sostegno, Fembus. Fembus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie, voglio, gentilissimo. Oggi purtroppo, siccome sto un po' più raffreddato e diciamo non sto nelle condizioni di essere presentabile, per oggi almeno ho preferito non utilizzare la webcam. Ho provato ad utilizzarla anche nella prima parte, solo che ho sentito un boom. Ah, sei tu! Funicolare senza corrente! E mi sono impressionato, ho detto ma che è una mucca dentro al cassone? Dicevi, io le ho messe già tutte in stalla. Ah, qua è un buon problema. Ok. Oppola. E quindi mi occorrono allora 150 barre di acciaio, quindi vuol dire che ne prendo qualcuno in più, ne prendo, ah no, aspetta, 150, 300, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 5 per 5, 25, ok, sono 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, mamma mia quanto spese. Vabbè, diciamo che dobbiamo fare sta spesa che è necessaria. Ah, allora Fenbus, ma Bus Simulator 21 rispetto al precedente, c'è qualche differenza, diciamo, che tu hai notato? Già hai visto, oppure diciamo che stasera insieme a noi scoprirai un po' Bus Simulator com'è? Già dato un'occhiatina? Cosa fresca, meno male che sono venuto con il furgone qua, altrimenti nella macchinina non ci avrei messo quasi niente. E giustamente ho comprato il furgone, nemmeno lo sfrutto. Effettivamente non mi sembra il caso di non usufruire dei mezzi acquistati con il sudore dalla fronte. Quindi 6 per 5 30 su 300 placche d'acciaio, perché poi mi servono le placche per completare il capanno più il portone a porta del capanno della stalla. Eh sì, ok. Allora vediamo un po' cosa devo fare. Oh, c'è anche il camion che balla. Balla balla camioncino, che poi andiamo a Rencino.
Oppla, manovra perfetta. Solo che devo fare anche un piccolo steccato davanti alla stalla, ora che ci penso. No. E allora facciamo pace. E perché abbiamo maleducato? No, e allora facciamo la pace. Peace and love. Allora, ecco qua. Voilà. Cavalluccio. Tiene man. Che mo. Arriva la stolletta nuova. Nuova tizzicca. Qui, ho messo troppo lontano. Ok. Iniziamo con questi. Speriamo di farcela, perché ok, forse ci avanza. Ok, ci avanza per preparare la porta. Perché non me lo fa inserire? Non ci fermiamo, non ci spezziamo, non ci spieghiamo, noi continuiamo ad essere così. Ah, ecco, ora li accetta, infatti. Io ce la farò a costruire sto gomito. Ciao, c'è il piatto. Cervo da guardia. Puoi andare, grazie. C'è il piatto curioso. Chissà se ce la faccio a costruire il tutto qui. L'ho fatto un conto sommario, ma oh, qua giusto giusto. Allora, legno 12. Ah, però con le mangiatoie non ce la faccio. Siamo questo perfetto. Allora, arrivato a questo punto, dovrei progettare un piccolo, una pedanza da sola, cavalluccia. Perfetto. Allora, riempiamo quello che ci serve qua. Questo a posto, con luce. Forse è meglio.
Allora, se facessi uno steccato, anzi un recinto, così. Vorrei farle. Cancello qua. Andiamo un po'. Ah, ma qua c'è il cancello però. Io devo chiudere quel qua. Non viene proprio il massimo. Non viene proprio il Maurizio Max che c'è. Fernobus, quando guidi l'autobus. E ci fai divertire. Allora, qua ce ne vogliono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 4, 28. 28, un'altra trentina. Ok, allora vado con... Ah, ma qua... Fammi vedere un attimo una cosa. Ok, vado con questo. Voilà. Ovviamente per chi non conosce l'amico Fernbus, vi invito a passare nel suo canale alle 19 perché porta delle live molto divertenti. È una persona molto simpatica e non vi farà annoiare assolutamente. Quindi mi raccomando, passate da Fernbus. Oh, c'è anche Luca Chiotten qua. Lupa, non fare cattiva. Cibiate, ti ha salvato. Oh, addirittura Luca Chiotten con gli occhi rossi qua. Ai ai ai. C'è il Biatten, nessuno ti tocca. Ammazzi il lupo cattivo. È la prima volta che ho visto un lupo con gli occhi rossi. Lui è amico Cerbiatto. Mi viene a trovare ogni tanto in farm. Salsiccia di maiale, aspetta, salsiccia di maiale, sì, no, aspetta, c'è, sì, ce l'ho. Quanto è il moltiplicatore? Per due, cacchio, assolutamente devo andare a prendere salsicce. I must sell the sausages, they will pay the double of the normal price.
Salsiccia grande, vai. Se mi sbaglio, c'è un paio di burzatelle, se non ricordo male, 3-6, una dozzina più o meno. Appena fatte, mamma mia, questo si recuperano un bel po' di soldini. Allora vediamo un po' cosa salsiccia. Ok, andiamo subito al ristorante. Oppo pacco, oppo pacco. Finalmente si guadagnerà. Anche se io posso ancora, giusto, posso. Potrei ancora, ma penso che per il momento non sia il caso, perché l'offerta scade alle 21, quindi fiondiamoci subito al ristorante. Poi devo mettere anche il cavallo nella stalla, quindi dobbiamo essere rapidi, rapido rapido. I must be so rapid because I have to put the horse inside the barn. Ok, ho recuperato una piccola quota del cavalluccio. Qua devo costruirgli subito il recinto, perché poi dopo il nostro mio cavallo deve essere libero di poter andare a giro, come dice il mitico Fermus, o come in generale dicono i carissimi amici toscani. Allora, ne prendo una quarantina, quindi questi sono da 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, abbondiamo, facciamo 7 e non se ne parla più. Poi dobbiamo assolutamente andare a mettere subito il cavalluccio nella stallatella. La stellina, la notte si avvicina, la mucca balla, la mucca nella stalla. Hop bacchen, hop bacchino, piripipipiri. Quanto ci è costato il cavalluccio? Mi sa più di 10.000 euro. Devo costruire in tempi record il recinto e devo farlo entrare nella stalla. I must build a ranch on record times and then I have to let the horse go into the bar. Quella Ludovico carissimo, buonasera o buon pomeriggio, che dir si voglia. È un onore ed un grande piacere averti qui nella Lives. Ben ritornato, come stai, os?
E qui il cavalluccio. Dobbiamo metterlo subito subito nella sua stalla o nel suo box. A posto, compà. Cavalluccio, adesso vuoi uscire. Vieni, dai. Ah, mi sono scordato di costruire l'altra porta. Beh, che cavalluccio qua non scappa. In teoria. Ok, si diverte. Oh, mi fa enormemente piacere, carissimo Ludovico. Non so se tu c'eri, ma nell'ultima live mi pare di Fernbus o di qualcun altro. Ah, durante la live che ho fatto ieri su Eurotruck, quando sono passato per la Sardegna, praticamente ho continuato il giro delle zone europee. E quando sono passato per la Sardegna, ho detto: oh, qua sono, sto passando nella regione di Ludovico. E questo come è uscito, hai visto? Oh, congratulazioni. Sei stato morto oggi. Ah, hai fatto il concorso? Com'è andato? Immagino quello poi si mette anche la tensione. Oh, il cavalluccio ha trovato lo spazio. Si mette anche la tensione di quando vai ad affrontare una situazione particolare. Quindi lo capisco, perché pure io quando andai a fare a suo tempo il concorso nell'esercito, pure io arrivai dopo i quiz, dopo le, anche feci anche le prove fisiche, e arrivai distrutto la sera. E poi, vabbè, voi vigili del fuoco, le prove fisiche sono ancora più pesanti, quindi lo so bene, perché c'ho un amico che è vigile del fuoco qui in provincia di Napoli. Poi ho visto anche l'addestramento che fanno, che fate, quindi so bene che è bella tosta tosta come avventura, diciamo così, però sono delle belle soddisfazioni. È un lavoro delicato, molto delicato, però poi è uno dei corpi dello Stato che sono molto apprezzati dal popolo, anche perché i vigili del fuoco stanno sempre in prima linea quando succede qualcosa. Ci sono poi tutti gli altri corpi dello Stato così che partecipano, però diciamo che fondamentalmente i vigili del fuoco, quando succede una calamità, sono i primi che si muovono. Lui c'è. Oh yes, oh yes. Ah, finalmente. Ah, stai dando un'occhiata ai nuovi sound alert. Sono i sound alert che ho creato per i canali amici. Sto in progetto di fare una cosa divertente per i canali degli amici. Allora, andiamo a dormire e poi andiamo a fare un po' di salsiccia. La voce che hai sentito era la mia. Allora, qua c'ho i salami, quindi questi volendo
inizio a togliere. È una cosa che ho pensato di fare, soprattutto per gli amici, che quando entrano, gli amici streamer che entrano nella live possono utilizzare il sound alert per annunciare il proprio ingresso nel canale. Una sorta di onori, ma onori militari per dire. Una cosa simpatica. Vedi, ce ne stanno ancora altri due. Anzi, tre mi sa che ne sono. Qua. Quattro, credo. Bus, quando guidi l'autobus ti ci fa chi confisciata il disordine conservato che tu sei Fenobus. Una cosa un po' divertente, diciamo, ho cercato di renderli i sound alert, non quei classici e tipici sound alert che si trovano, ma qualcosa di un po' personalizzate, ispirazione permettendo, insomma, cercherò di vedere di fare anche altre cose. Grazie. Ovviamente il canto non è cosa mia, non è arte mia, come si dice in gergo, e quindi so bene che non è caos, però mi sono divertito. Ok, adesso iniziamo a produrre. Facciamo 36 salsicce, 36 salami e 36 polpette, ok. In realtà Ludovico vorrei. Ok, vai tranquillo, vai. Io sto ancora qua. E allora, in realtà io avrei voluto costruire altro, ma al momento ho costruito il paddock per il cavallo e la sua stalletta. E quindi oggi abbiamo speso, non so quanto ho speso, ma più di 10.000 euro sicuramente per acquistare il cavallo, credo, forse. Comunque abbiamo speso un bel po' di soldi, però abbiamo portato a casa un bel cavalluccio bianco, il cavallo bianco di Napoleone. Allora, salsicce qua già ci stanno, ok. Io direi di fare altre, allora sì, faccio altre tre salsicce, tre salami, e il restante facciamo polpetta. Sì.
Allora, non so se c'è ancora qualcuno, quindi l'ho fatto sia a Fernbus che al mitico Ludovico. Ludovicken, yeah. Oh, mi sono scordato di accenderlo, ok. Questa è la prima. Iniziamo la seconda. Comode questi macchinari automatici, direi che fanno risparmiare un sacco di tempo per quanto riguarda la lavorazione delle carni qua, quindi dalla tritatura alla 1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti a tutti, grazie ancora. Bentornati live, allora qua in questo momento mi trovo in live con l'amico Ludovico Sardegna. Poi dovrebbe esserci Fernbus, io credo. E poi noi in questo momento stiamo. 1RGK539 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, buonasera a tutti. Fabrizio Dav2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille a tutti, buonasera ancora, grazie per il ride, benvenuti in live. Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti a tutti, sempre presenti. E allora, dicevo che oggi volevo iniziare a costruire qualcosa di particolare, ma alla fine ho acquistato un bel cavallo bianco dello stesso colore di quello di Napoleone. E poi ho costruito il paddock, la stalla e tutto quello che serve per tenere i nostri amici cavallucci. E adesso stiamo. Ah, poi abbiamo venduto ovviamente le salsicce, quindi abbiamo recuperato qualcosina all'inizio, prima di riavviare la partita. Fabrizio Dav2 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, buonasera a tutti, grazie ancora per il ride e benvenuti a tutti quanti. E quindi dicevo che avrò speso circa, ora non ricordo bene, Fabrizio Dabuno ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. ma. Grazie mille, benvenuti a tutti. E allora alla fine avrò speso una dozzina di migliaia di euro. E ne ho recuperati 5, quasi 6.000. Quindi diciamo che una buona parte è stata recuperata.
Perfetto, allora questa è completa, ne manca un'altra. Grazie ancora a tutti voi che mi avete fatto compagnia durante questa live. Scusate ancora se non ho messo la web, ma al momento sono parecchio raffreddato e quindi diciamo che non sono proprio nelle condizioni ottimali per mostrarmi, e per questo vi chiedo ancora scusa. Allora, dopo questa borsa frigo metteremo ad essiccare le salsicce, quindi produrremo 24 pezzi di salame. Siamo quasi. Ok, perfetto, e adesso procediamo con il salame, quindi tutto ciò che andremo a produrre andrà messo qui negli armadietti, anzi questo quasi quasi lo sposto proprio qua, vabbè lascialo qua dietro, se mi lasciato là. Sembra essere molto più stabile il gioco con i requisiti minimi qua specifici. E ok, quindi abbiamo capito che la perdita di fotogrammi era dovuta a un eccessivo utilizzo della GPU. Perfetto, abbiamo capito anche un'altra cosa. Shock because.
Un attimo, perché con i macchinari manuali ci voleva un sacco di tempo. Così è vero che questi mi sono costati davvero tanto, però mi permettono di poter essere più rapido nella lavorazione delle armi. E queste adesso le mettiamo ad essiccare. Li facciamo diventare la salama, un salama. Questo lo mettiamo qua, poi alla fine. Metteremo ad essiccare tutti insieme, appassionatamente, ancora a cuore. Tani, ma già così, ana me cora, non ce la siamo più, manca panora. Gigi. GG, robot d'acciaio, Gigino, così Gigino, così Gigino. So in this live streaming, I bought a horse. I build a barn and I built a paddock where the horse can have some fun and he can entrain, where I can let him be. To be fit. Fitness. To be a strong horse. Thank you so much. Oh yes. Appicciata un MS. Come buono, come bello. O panina, canutella. Yes. Eri la reginetta di tutta Baia Domizia. Avevi un nome semplice. Il tuo nome era Patrizia. Eri una tipa splendida. In mezzo agli ombrelloni stringevi nella mano la tua frittata di maccheroni. Oh yes, oh yes. Ehi, ballerino, come sei carino, sotto la luce,
Si riflette l'orecchino. Occhiali da sole e codino a raffanello. Come balli bello. Come balli bello. Oh yes. E questa è l'ultima cassetta per produrre salame. O salame. Come buono, come bello. O panina ca mortadella. Patrizia, Patrizia. Esatto, che ho preso. Questi diventano salame. Però là ne ho due. Ora faccio così, faccio faccio una polpetta e una polpetta di salame. Ok. Quindi si fa così, si mette qua. Abbiamo detto polpetta, quindi deve essere cruda. Non deve essere assolutamente essiccata, altrimenti diventa salame di polpetta. Non deve essere stagionata, diciamo così. Quindi ne faccio una così cruda e una da appendere là.
caffè patacca, il caffè che spacca. Anche due, dimmi tutto, Famous. E potresti fare una cosa, potresti fare tipo, se devi fare uno stream di 2 ore, per esempio, potresti fare un'ora uno e un'ora l'altro e poi vedere un pochettino l'andamento di uno dei giochi, in modo tale da capire pure eventualmente quale è più seguito dal pubblico. Riproponendo comunque sempre tutti e due, però diciamo alternandoli, ecco. Allora, quasi quasi mi sistemo pure i salamini qua. Ah, ottimo. Io però ti consiglierei di variare un pochettino. Magari portare, che ne so, 2 o 3 giochi, in modo tale da poter variare, insomma. Quindi puoi fare tipo, che ne so, 2 ore di farming, un'ora di un gioco, un'altra ora di un altro, in modo tale da cercare di soddisfare un po' il pubblico un po' più vario. Ah, ottimo. Chi c'è? Dimmi un po'. Questi li devo portare giù. Però guarda, perché tante volte è un gioco che è poco conosciuto, diciamo che uno all'inizio non è appassionato, però magari come lo porti tu, poi una risata, una cosa, e quindi diventa più leggero. Ok, allora io qua credo di aver fatto tutto, ma qua facciamo così. Allora io approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia,
Io ringrazio Fernbus per essere passato nel canale. Ringrazio Ludovico Sardegna. Vediamo un po' chi altro è passato a salutarmi. Ludovico, Fernbus, ringrazio tutti quanti voi che avete guardato questo video in diretta, ma ringrazio soprattutto voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch. E approfitto per ringraziare particolarmente voi. Poi, se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi scontati multipiattaforma, quindi non solo computer PC ma anche PlayStation, Xbox, eccetera, nella descrizione dei video sia qui su Twitch che su YouTube troverete i link per acquistare i giochi scontati fino al 70% e ovviamente i link dei miei canali social che sono YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente anche Twitch. Per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch, la programmazione continua, mentre invece per voi che state guardando questo video su YouTube, ovviamente il video lo troverete venerdì a mezzogiorno, sarà disponibile per voi amici ed amiche di YouTube. E credo di aver detto tutto, io come sempre vi ringrazio e ora passo a fare il giro di saluti multilingua, mi raccomando. Restate sintonizzati, restate, non lasciate il canale voi che state guardando questo video in replica perché poi a seguito continua insomma la programmazione del canale. Oh, ecco, è uscito pure un maialozzo. E allora, detto questo, io vi ringrazio e adesso passo a fare saluti in lingua inglese, francese, napoletana. E allora voglio io vi ringrazio come sempre la compagnia che mi avete fatto durante questa diretta che ho fatto Twitch. E allora, prima in francese, giusto? Allora, sorry, in English first. So I want to say thank you so much everyone that you have watched this video on here on Twitch on live streaming. Thank you so much if you are watching this video or rerun here on Twitch, and thank you so much if you are watching this video on YouTube. If you are interested to buy this game or other games with low price, you can find in the video description a few links that are my YouTube channel, my Instagram account, Facebook, and as well Twitch. If you are watching this video on rerun, please don't leave the live streaming. Don't leave the channel, you will watch the continuation of the programmation of the channel. Now, thank you so much, and I will try to. You will watch this video on YouTube on Wednesday and at 12 p.m. Again, thank you so much. Thank you. And now I will talk in French. Merci, alors, merci à vous. À vous. C'est à vous que vous m'avez fait de la très bonne compagnie ici en direct sur Twitch. Merci surtout à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ici sur Twitch. Et naturellement, merci à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo enregistrée sur mon canal YouTube. Vous pouvez regarder mes vidéos
de Rhein Simulator tous les vendredis à midi. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, votre jeu à prix réduit, multiplateforme, jusqu'à moins 70%, vous allez trouver dans la description du vidéo. Et soit ici sur Twitch, qui est naturellement dans mon canal YouTube, vous allez trouver le lien pour acheter le jeu, ce jeu ou autre jeu, à prix réduit jusqu'à moins 70%. Puis vous allez trouver ces autres quatre liens sur mes canaux sociaux médias, YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. J'espère que vous allez bien aimer ce genre de direct. Merci beaucoup à tous. Maintenant, je vais vous saluer, vous dire en vous souhaitant de bonnes choses à Napolitaine. E allora, io vi ringrazio come sempre la compagnia che mi ha fatto. Ringrazio a tutti quanti voi che guardate questo video in diretta. E ringrazio soprattutto a voi che state guardando questo video in replica in coppa a Twitch e ovviamente in coppa a YouTube. Ovviamente coppa YouTube video ho potuto guardare Viennari a mezzi giorni. Per voi che state guardando questo video in replica in coppa a Twitch, non veniate perché continua la programmazione e quindi mi spero insomma che va divertito. E allora io come sempre vi ringrazio assai assai. Thank you so much everyone. Merci beaucoup a tous. Grazie ancora a tutto quanto e come sempre, voglio stato buono. Ciao ciao.